Buongiorno, siamo due ragazzi del Book Blog e volevamo rivolgerle qualche domanda sul suo libro. Innanzitutto, chi sono i quattro cuccioli a cui dedica questo libro? Sono i miei quattro figli, Hugh, Joanna, Alexandra e Violetta. Quattro bambini. Pensa che questo libro possa essere utile ai bambini per far comprendere quanto profondi possano essere i sentimenti dei cani e quanto questi possano soffrire? No és tant que vulgui parlar dels sentiments dels gossos, sinó una mica dels sentiments humans, no? De fet, al final de la novel·la, descobrim que la novel·la l'escriu la Janinka. Questo romanzo non parla tanto dei sentimenti dei cani quanto dei sentimenti degli umani. E di fatto alla fine del romanzo scopriamo che la storia l'ha scritta Janinka. I aleshores tot el que veiem del gos en el fons és el que ha pensat la Janinka del seu gos, no? E quindi ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo attribuito a Muschio di fatto lo ha pensato Janinka. Jo crec que, bé, es llegeix per divertir-se, suposo que us ho heu passat bé, i si aprens alguna cosa, doncs també. Jo crec que aquí, més que aprendre, vius una història sentimental de tristesa i de reconstrucció, no? Dice che si legge per divertirsi e qui più che imparare alla fine è una storia di emozioni, quindi non è tanto la parte che si impara ma le emozioni che si vivono. Un cane e il suo padrone sono sempre in grado di capirsi a vicenda. Questo tra gli esseri umani non succede più molto, forse perché si lascia troppo spazio all'istinto, alla riflessione, al silenzio. Ah, questa pregunta sta molto bene. È una pregunta difficile da contestare, no? Io credo che els gossos i els humans s'entenen bé perquè obtenen l'un de l'altre exactament el que esperen, no? I no s'envegen, no competeixen. Allora, prima di tutto dice che è una bellissima domanda, è difficile rispondere. Secondo lui c'è i cani e gli uomini si capiscono perché? Perché alla fine ognuno ottiene quello che aspetta dall'altro e non ci sono invidie, non c'è competizione, quindi è un rapporto puro in quel senso. Bueno, les bones relacions sempre són relacions en què no hi ha competència, en què la gent es respecta, cadascú és com és i es respecta, no? Le buone relazioni tra le persone sono quelle relazioni in cui non c'è competitività, che l'altro ti rispetta però non c'è desiderio di prevalere su di te. Questa domanda è per il traduttore. È stato difficile tradurre dalla lingua originale i pensieri di Muschio lasciando intatta l'intenzione dell'autore? Allora, no, è stato un libro molto bello da tradurre perché è un libro scritto benissimo già in catalano. È stato facile perché io, non, a differenza di David, io ho sempre avuto cani e quindi in qualche modo mi sono anche un po' immedesimato in quello che viveva Muschio e pensavo come lo avrebbero vissuto i miei di cani. È stato un lavoro molto, molto gratificante da fare. Abbiamo finito, grazie. Grazie a voi.